Buongiorno a tutti e benvenuti in Casa Facili e Felici. Oggi vi leggerò uno dei racconti tratti dal libro Conti e Consati. Il titolo è L'occhio del diavolo ed è tratto dall'ottavo capitolo dove ci sono molte storie che raccontano del diavolo nelle sue molteplici trasformazioni. In queste terre il diavolo è stato il protagonista delle tragedie che non si sono volute accettare e anche di alcuni fatti terribili perpetrati dall'uomo sull'uomo, dove egli appare ispiratore o talvolta spettatore passivo. Il protagonista della storia è Giovanni l'Eremita, che ritroviamo anche in altre storie. Giovanni l'Eremita aveva trascorso molti anni della sua vita in una grotta tra i boschi a prepararsi per il compito che gli era stato affidato, fermare il male che stava per arrivare. Allora non sapeva ancora come e quando, ma solo che era stato scelto per la sua profonda fede. Il compito lo aveva ricevuto in sogno dal Moro ospitaliere, tanti anni prima, quando era stato testimone di un gesto miracoloso. Nelle notti fredde, quando il suo cuore era allerta e vigile, le visioni riempivano la mente e riscaldavano il suo corpo vecchio. Il Moro, che Giovanni considerava la sua guida spirituale, ogni volta che appariva nei suoi sogni lo esortava a pregare e prepararsi alla battaglia che doveva combattere. Negli anni aveva imparato da lui invocazioni e preghiere antiche che nessuno recitava più da secoli e anatemi da scagliare per immobilizzare il maligno. In quell'angolo di bosco, a tutti precluso, Giovanni aveva trascorso gli anni in attesa di servire il Signore nel modo in cui lui aveva scelto. Sentiva che presto sarebbe arrivato il momento e che se fosse stato forte nella fede avrebbe salvato la comunità. L'eremita lo sentì arrivare una sera che il cielo era coperto di nuvole e soffocanti, nonostante il tempo fosse fresco. I suoi sensi si acuirono fino a rendere il suo corpo dolorante per la tensione. Alle sue narici arrivò l'odore acre e pungente di fumo e foglie marcescenti. L'eremita ebbe una visione. Il Moro lo abbracciò e lo confortò nell'ora più importante per tutta la comunità. Lo esortò a non temere. La luce della sua fede avrebbe dissipato le ombre che distendevano i loro artigli bramando anime. L'eremita fu circondato dall'oscurità che cercava di insinuarsi nei suoi pensieri, con immagini terrificanti che procuravano dolore e sgomento. La battaglia durò molto tempo, ma l'amore per Cristo ebbe la sua vittoria sul male, che venne pietrificato. Si dice che l'eremita scagliò la roccia nel buio profondo di una grotta inaccessibile, ma che quando il male si diffonde nella comunità, la pietra con l'occhio del diavolo ricompare nel paese e contempla la sua opera con il suo sguardo malvagio. Ringrazio MM, originaria di Pisciotta, per averci raccontato questa storia e grazie a tutti voi per averla ascoltata.